bentornati all'Aria che tira. Oggi è una di quelle giornate in cui si intrecciano tante vicende diverse e se da una parte rivelano quanto sia complicato il momento storico che stiamo attraversando, dall'altra forse a fine giornata potremo capire verso quale direzione prenderemo nei prossime settimane e forse augurabilmente nei prossimi mesi. Partiamo da Mario Draghi, è arrivato a Bruxelles, il Consiglio europeo con tutti i leader del vecchio continente è iniziato da pochi minuti e lui ci arriva all'indomani della sfida all'Europa con quelle decisioni non concordate sul controlli alle frontiere per difendere, come ha detto lui, con le unghie e con i denti la normalità che il paese si è conquistato nella lotta al Covid. Intanto in Italia proprio oggi inizia la fase forse più delicata della campagna vaccinale, quella che riguarda i bambini più piccoli, dai 5 agli 11 anni, una scelta che i medici giudicano necessaria, indispensabile, ma che sta preoccupando tanto molte famiglie italiane, che soprattutto ha già diviso il nostro paese. Perché? Perché notiamo che c'è una maggiore propensione delle regioni del settentrione rispetto a quelle del sud a vaccinare i propri figli più piccoli. Infine, ma non meno importante, oggi è la giornata in cui i sindacati, non tutti, CGIL e UIL, scendono in piazza, sciopero generale contro la manovra. Siamo forse davanti al momento più alto di scontro del governo di tutti, di Mario Draghi, che finora era riuscito a garantire una sorta di pacificazione nazionale, e la nostra sensazione è che proprio Draghi, trascinato com'è, forse suo malgrado anche, dalle manovre quirinalizie, si trovi più a suo agio in Europa a giocare il suo ruolo da leader, a dettare la linea, a sbattere i pugni sul tavolo, come si sarebbe detto una volta, mentre in Italia il suo operato viene messo in discussione. Noi da qui ripartiamo subito dopo la sigla. Noi vogliamo difendere e difenderemo questa normalità con le unghie e con i denti. Siamo di fronte a un momento cruciale della storia del nostro Servizio Sanitario Nazionale. Sui vaccini siamo tra i primi al mondo. Vaccines alone will not get any country out of this crisis. Una percentuale bassa di bambini può sviluppare i sintomi prolungati da patologia da Covid-19. Non voglio entrare in questa, come dire, nella definizione di che cosa sono radici, cos'è l'identità. Le radici forti su cui si basa la via, forse Italia. È il contagio democristiano che l'Italia vive da qualche decennio. Noi i patrioti non li evochiamo, li votiamo. Ci mancherebbe altro che Berlusconi ambisca a farlo. Ha finito questo, volevo dirvi buon Natale, ma anche buone feste. E allora buongiorno, bentornati all'Aria che tira. Ve lo abbiamo detto, una giornata complicata, ma per fortuna abbiamo due grandi direttori che ci potranno aiutare a capire questo intreccio di vicende così diverse. Non sono più direttori, ma come si sa, quando lo si è stati lo si è per sempre. Buongiorno, grazie di essere qui con me. Marcello Sorgi ha diretto La Stampa e TG1, oggi per La Stampa editorialista politico. Tommaso Cerno ha diretto L'Espresso, oggi siede al Senato nei banchi del Partito Democratico. Buongiorno. Prima di arrivare a voi, visto che vi abbiamo elencato nella nostra apertura tutte le vicende che si intrecciano in questa giornata, immergiamoci dunque. I nostri inviati sono già ai posti di combattimento. Io partirei da Napoli, perché oggi in tutta Italia, dopo l'avvio in anticipo della Regione Lazio, parte la campagna vaccinale. Emilia Missione, ciao, buongiorno.
Buongiorno Francesco, sì, noi siamo nella scuola Vittorino da Feltre a San Giovanni a Teduccio, che oggi per l'avvio della campagna vaccinale in Campania, dopo ieri, dopo l'avvio del Lazio, si è trasformato di fatto in un hub vaccinale. Io ti porto dentro, come puoi vedere all'ingresso ci sono le principesse ad accogliere i bambini, e una volta entrata nella palestra, appunto, come puoi vedere, si è trasformato in un vero e proprio hub vaccinale. Qui c'è l'accettazione, appunto, c'è una mamma con il proprio figlio che sta completando le pratiche, e qui dietro questi paramenti ci sono i medici dell'ASL che somministrano il vaccino ai più piccoli. E una volta somministrato, sì. C'è questo dato che colpisce, è chiaro, nell'hub vaccinale stanno iniziando le somministrazioni di vaccino, però al sud c'è una propensione più bassa rispetto al nord, e penso che su questo abbia parlato il governatore della regione Campania. Esatto, sì Francesco, poco fa è stato qui il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che di fatto ha ammesso una partecipazione molto più bassa rispetto alle altre regioni, la Lombardia ad esempio ha numeri molto alti, in Campania invece le prenotazioni sono al momento molto basse. Il Presidente, come dire, ha trovato un motivo nell'eccessivo forse mammismo. Delle mamme campane, ma si dice comunque fiducioso che la campagna vaccinale nei prossimi giorni procederà spedita. Ci ritorniamo, Emilia, così poi proveremo a ragionare anche su questo concetto di mammismo. Intanto, Roma, siamo nei pressi di Piazza del Popolo con il nostro Andrea Milluzzi, che oggi ha condiviso con gli operai la levataccia. Raccontaci tutto, Andrea. Francesco, siamo appena arrivati dentro Piazza del Popolo, te la faccio vedere velocemente con Michele, piena di lavoratori, di sigle, di bandiere della CGIL e della UIL per lo sciopero generale. Noi siamo partiti con i lavoratori della Caterpillar di Iesi, te ricorderai, abbiamo conosciuto qualche giorno fa l'ennesima fabbrica che delocalizza, venerdì scorso l'annuncio, 270 operai. Noi abbiamo ancora la valigia da viaggio perché siamo appena arrivati con due autobus da Iesi, cantando cori a squarciagola che puoi ancora sentire. Presumo dietro di loro c'è la GKN, un'altra fabbrica che delocalizza. Andrea, con me c'è Maurizio Gabriele, l'abbiamo conosciuto martedì. Sì. Ho il piacere di chiedere al tuo ospite una cosa, perché sono già arrivati dei dati che confermano quanto lo sciopero abbia una altissima adesione da parte dei metalmeccanici, però è pur vero che questo sciopero è poco compreso da ampie fasce della popolazione, anche della popolazione attiva. In un flash, Andrea, ci può spiegare perché è giusto essere in piazza oggi? Guardate, io credo che i motivi per essere in piazza oggi ci siano tutti. La politica, quella che vola alto, sta su Marte, noi siamo con i piedi per terra, al punto che oggi siamo qua con la Caterpillar, la multinazionale, l'ennesima, che pensa di lasciare un territorio abbandonando la storia di una città, un pezzo di storia della città di Iesi, da un'azienda che si chiamava Sima da 94 anni. È stato un fulmine a ciel sereno, ormai lo sapete tutti. Noi siamo qua per chiedere proprio che il Ministero, che la politica, quella alta che vola alto, ci dia una mano, perché non possiamo perdere un pezzo di storia della città e lasciare in mezzo alla strada quei lavoratori, 270. Chiudo con una battuta, consentitemi. Il cinismo di questa azienda, che si è presentata con le guardie del corpo all'incontro e ci ha comunicato questo, allo stesso tempo lì in azienda aveva preparato i pacchi natalizi con la felpa del 25esimo anniversario. Allora, Andrea, questa cosa è stata una violenza inaudita per noi, orrende, che abbiamo del corpo come anche deprecato con Mirta Merlino qui nei giorni scorsi. Dopodiché, Marcello, ma ci arriveremo, giusta e legittima è la preoccupazione di quei lavoratori, ma si è parlato di un'avvertenza, ben diverso invece la questione rispetto a uno sciopero generale che mobilita tutta la popolazione lavoratrice. Ma lì lo sciopero è nato da un'insoddisfazione del sindacato per i suoi rapporti con il governo, e in particolare da una promessa che il governo aveva fatto ai sindacati riguardo la ripartizione dei tagli di tasse, promessa che poi non è riuscita a mantenere, perché nel
nel Consiglio dei Ministri sono emerse delle resistenze del centrodestra di Italia, in particolare su questa fascia di reddito dei 75.000 euro, è una fascia di reddito che il sindacato tendeva a colpire e che invece Italia Viva e il centrodestra sono riusciti a difendere, sostenendo che non è affatto una fascia di ricchi, certo non è una fascia di certo. Poveri, ma non è neanche una fascia, quindi su questo il sindacato si è impuntato e ha fatto lo sciopero. In realtà poi il governo ha rimediato, ha trovato il modo, diciamo, di garantire questa redistribuzione dei tagli fiscali, ma ormai lo sciopero era proclamato, quindi la sensazione che si è avuto è che è uno sciopero politico, non uno sciopero di rivendicazione, cioè pubblica. Il sindacato sente di non avere un ruolo rispetto a questo governo e quindi protesta per quello, però se non c'ha un ruolo dipende pure da come si è condotto rispetto a questo governo, che noi abbiamo visto, adesso non parlo della UIL che è un sindacato più piccolo, ma insomma la gestione che Landini ha fatto della CGIL è una gestione movimentista, cioè non contrattualista, diciamo. Certo. E quindi all'ultimo si è accorto che aveva perso il rapporto con il governo e naturalmente non sono cose che si ricostruiscono dalla sera alla mattina, quindi forse è perfino un bene che ci sia lo sciopero e che poi dopo lo sciopero ci si rimetta attorno a un tavolo a discutere. Allora, senatore Cerno, prima di arrivare da lei, completiamo la nostra rassegna delle vicende che si intrecciano in questa giornata che dovrebbe essere una giornata, come dire, di atmosfera quasi prenatalizia. La settimana prossima è Natale. La politica che oggi sfila all'Assemblea Generale di Coldiretti, per noi, Ludovica Ciriello. Ludovica, buongiorno. Sì, Francesco, hai ragione. Arriveranno scaglionati i principali leader della politica italiana questa mattina qui. È già arrivato Giuseppe Conte, adesso ti aggiorno anche su quanto ha riferito. È previsto l'arrivo del leader della Lega, Matteo Salvini, e anche di Giorgia Meloni, in realtà anche di Carlo Calenda. Quello che vedi alle mie spalle è Palazzo Rospigliosi, qui si svolge l'assemblea annuale di Coldiretti. Però ti faccio notare anche un altro piccolo particolare, un dettaglio interessante. Siamo esattamente di fronte al Colle. Non so se lo riconosci, quello è il Quirinale. E si vede in lontananza. Perché te lo faccio notare? Perché è interessante come con l'avvicinarsi delle elezioni del capo dello Stato aumentino anche questi eventi in cui questi leader che insomma tanto si scontrano sulla politica si incontrano poi appunto in questi eventi come quello di oggi. Possiamo immaginare che siano delle prove di coesistenza, diciamo, pacifica o quantomeno un esercizio di dialogo in vista di future strategie. Voglio aggiornarti su quello che ha detto Conte, che ha parlato anche dello sciopero di questa mattina. Ha detto che lui incontrerà i sindacati la prossima settimana, li incontrerà perché è importante mantenere appunto la coesione sociale nel paese e chiaramente ha fatto riferimento anche a quanto accaduto in Parlamento con il suo gruppo che si è astenuto sul caso Renzi in giunta. Conte di nuovo, Francesco, se vuoi in diretta proviamo. Ecco, proviamo, io direi. Presidente, si ferma un secondo. Presidente, si ferma un secondo, siamo in diretta. Chiedigli dello sciopero, visto che si ragionava proprio del rapporto tra i sindacati e governi e Sorgi riconosceva come la CGIL a un certo momento si accorge di aver perso il suo contatto e la sua capacità di contrattazione con il governo. Esatto, lei ha detto che incontrerà i sindacati. Perché insomma è importante in questo momento la coesione sociale, ma quindi Draghi non è riuscito a tenere insomma questo livello di dialogo con i sindacati? No, io ci sono stati degli incontri, ovviamente non ero presente. Dico che con i sindacati comunque bisogna continuare a parlare, bisogna comunque continuare a mantenere aperta una finestra di dialogo, perché ovviamente loro interpretano anche del malessere sociale, sono una cinghia di trasmissione rispetto tra le istituzioni e quella che è la condizione in questo momento dei lavoratori e anche una certa insoddisfazione. C'è un dato oggettivo, da noi il livello dei salari, anche i recenti dati che sono usciti, in Italia noi abbiamo perso molta competitività per quanto riguarda i salari e il livello dei salari rispetto al resto anche dell'Europa.
e questo è qualcosa che si trascina da qualche decennio. Certo. Quindi i lavoratori, i dipendenti in particolare, non solo lamentano di lavorare di più e in questo momento proporzionalmente di guadagnare di meno. Se facciamo il confronto con la Germania è un confronto pazzesco. Il presidente dei 5 Stelle ci sente. Lei invece lo giudica opportuno? No, opportuno, io non giudico opportuno lo sciopero, dico che c'è un diritto costituzionale. Ludovica, chiedi al presidente dei 5 Stelle se intende incontrare Letta prima degli altri leader dopo il varo della manovra per la partita del Quirinale. Di offrire sempre e mantenere aperta una finestra di dialogo. Senta, approfitto anche sul Colle. Con Letta avete avviato un dialogo, lo incontrerà prima anche degli altri leader in ragione del Quirinale, insomma. Allora, con Letta abbiamo un dialogo costante con Enrico Letta, quindi è normale che ci sia un confronto continuo. Per quanto riguarda poi il tema del Colle, come ho già detto, approviamo la legge di bilancio che ci impegna proprio in questi giorni e sta impegnando tutti i parlamentari, tutte le forze politiche. E un attimo dopo poi cercheremo di definire un metodo che ci porti ovviamente a ottenere un merito, un risultato, cioè il risultato di individuare una candidatura che possa soddisfare quanto più ampiamente i vari gruppi parlamentari, anche quelli di centrodestra, perché è giusto che il Presidente della Repubblica, il nuovo Presidente della Repubblica, possa rendere orgogliosi tutti i cittadini e quindi tutta la popolazione, sia garante di tutta la popolazione. Senti, a proposito dei gruppi parlamentari e dei parlamentari, non è preoccupato per la tenuta del suo gruppo parlamentare, il Movimento 5 Stelle? Ma guardi, io l'ho detto, poi alla fine dei conti faremo ovviamente i conteggi e sono convinto che il Movimento 5 Stelle, come in tante altre occasioni, che è stato sempre additato, diciamo, come quello più in difficoltà, rivelerà la massima compattezza. Però comparativamente ha avuto anche rispetto di altri un sorriso enigmatico sulle labbra di Marcello Sorgi. Adesso guardi, ti faccio commentare subito il Presidente. È stato già chiarito, è stata una votazione improvvisa, quando invece i nostri parlamentari in giunta chiedevano, cosa legittimissima, prima di assumere qualsiasi valutazione, la completezza dei documenti. Mancavano e mancano in quel fascicolo dei decreti dell'autorità giudiziaria importanti per fare qualsiasi valutazione. Sono stati messi i nostri parlamentari di fronte a una votazione improvvisa, si sono astenuti, ma l'astensione ha avuto un significato tecnico, possiamo valutare nel merito. Insieme, diciamo. È stata così improvvisa che non sono stato informato. Ma i nostri principi, i nostri valori non sono negoziabili. Allora, ringraziamo il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Ludovica, riappostati per intercettare gli altri leader. Marcello Sorgi, perché questo sorriso enigmatico? No, sorridevo pensando che questo termine che lui ha usato, cinghia di trasmissione, è un termine del lessico politico di 50 anni fa. Se Landini lo sentisse dire cinghia di trasmissione alla CGIL, salterebbe su tutte le furie, perché il sindacato ormai rivendica da anni e ha pure raggiunto la propria autonomia, il proprio ruolo politico, altro che cinghia di trasmissione. Una volta era la cinghia di trasmissione dei partiti rispetto alla società civile, ma e quindi sostanzialmente non aveva una propria linea. Lo sciopero dimostra che fanno di testa propria, no? Poi che facciano bene o male sarà da vedere, ma fanno sicuramente di testa propria. È evidente che Conte va lì perché c'è collaborazione col PD, ma c'è anche una forte competizione, cioè loro sanno che il sindacato è un serbatoio di voti, che in questo momento si sente, come dire, un po' abbandonato anche dalla sinistra, e quindi c'è spazio per inserirsi e chi ha più filo tesse. Allora, Tommaso Cerno, vengo da lei. Secondo il suo punto di vista, il Presidente del Consiglio, che si trova in mezzo a tutta una serie di rapporti di forza, quello con l'Europa che ha sfidato imponendo delle regole più rigide per l'ingresso nel nostro paese, lo sciopero generale, queste manovre quirinalizie che lo vedono coinvolto, talvolta si potrebbe dire anche suo malgrado, quale fronte deve guardare con maggiore attenzione e anche circospezione, secondo lei?
Ma credo alla vita reale, nel senso che Draghi si è dimostrato, e lo sapevamo, una persona di altissimo profilo, di grande credibilità internazionale. Quello che gli manca è mettere i piedi nel paese. Io sono d'accordo perfettamente con l'analisi sempre lucida del direttore Sorgi sulle ragioni e i limiti di questo sciopero della CGIL, nell'esegesi di questo sciopero, cioè nel rapporto tra il sindacato, il governo, la sinistra e l'avvertenza. Però credo anche che dopo questo sciopero della CGIL cambierà il clima nel paese, e cambierà perché noi abbiamo capito perfettamente che esiste ancora una parte di paese che, diciamo, nega la pandemia, non ne parliamo tutti i giorni, le risse televisive, ma non abbiamo ancora capito che c'è una parte della politica che nega la pandemia economica, la pandemia sociale, che risponde con dei dati del tutto insignificanti rispetto alla vita reale a una problematica di occupazione e di esodo dal lavoro e dal futuro che occupa centinaia di migliaia di vite umane. La CGIL, che rappresenta un modo antico di scioperare, si sta però sostituendo alla sinistra nel grido, il grido di chi chiede che il Paese e Draghi occupi con la stessa energia il campo sanitario, su cui l'Italia sta dando una prova non perfetta ma sicuramente di alto livello, e quello sociale e della vita quotidiana. Quindi dove più che la cinghia di trasmissione, senatore, è un motore di riserva, una sorta di motore di ricambio rispetto a... È il primo momento in cui la vita reale, cioè l'affermazione che vivere non è soltanto essere in salute, ma anche avere un futuro in cui credere, dei valori di riferimento per i propri figli, dei tempi per progettare la propria esistenza, cominciano a chiedere lo stesso spazio nel pensiero politico del governo e della sinistra, che su questo è latitante. Il mio è un appello anche al segretario Letta a occuparsi allo stesso modo e con lo stesso rigore di questi due tipi di morte, quella per virus sanitario e quella per virus sociale di povertà. La cosa curiosa, in un paese che si sta impoverendo, che è una delle critiche più aspre che sono state mosse ai sindacati nella proclamazione dello sciopero, proprio quella di: ma come, fate uno sciopero generale che siamo in piena pandemia? Io vorrei allargare la nostra discussione a due persone che la pensano in maniera diametralmente opposta. Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, l'uomo dei numeri di questa pandemia, e collegato con noi Alberto Contri, del comitato referendum contro il Green Pass, e uno degli animatori della nuova commissione Dupré, dubbio e precauzione. Il fatto che siamo in piena pandemia ce lo conferma direttamente la parole del presidente del Consiglio ieri, che ha giustificato a spada tratta le misure prese anche all'insaputa dell'Europa. Dalle sue parole ripartiamo e poi arriva Cartabellotta e Contri. Il governo ha deciso di rinnovare lo stato di emergenza fino al 31 marzo per avere tutti gli strumenti necessari per fronteggiare la situazione. Abbiamo la variante Omicron, che ha una capacità di diffusione nettamente superiore ad altre varianti, e abbiamo una situazione relativamente favorevole, per cui si è pensato di attuare la stessa pratica che si usa oggi per i visitatori che provengono dal Regno Unito, quindi un tampone. Non credo che ci sia molto da riflettere. Ci siamo ripresi in questa normalità al prezzo di più di 134.000 morti. Noi vogliamo difendere e difenderemo questa normalità con le unghie e con i denti. Allora, Nino Cartabellotta, prima di arrivare al suo bollettino, mi faccio interprete di una diffusa obiezione di scetticismo. Ma se l'Europa si è messa d'accordo sul Green Pass come strumento per entrare e uscire dai confini tra gli stati, chiedere il tampone è un modo per, anche per i vaccinati, è un modo per, come dire, sminuire il valore della vaccinazione e della sua efficacia.
Il mio pensiero è che quando si sta all'interno, diciamo, di una comunità come quella europea, le regole dovrebbero essere sempre uguali per tutti. Io credo che la decisione del governo sia stata condizionata direttamente o indirettamente dal fatto che la situazione italiana, seppur in peggioramento, è nettamente migliore da quella degli altri paesi. E quindi ulteriori, tra virgolette, restrizioni introdotte vanno in questa direzione, come il Presidente Draghi ha detto. Detto questo, sappiamo che il vaccino è comunque uno strumento imperfetto, protegge in maniera importante dalla malattia grave, non protegge alla stessa maniera dal contagio, soprattutto dopo i 6 mesi la copertura dalla protezione dal contagio cala circa dal 75% al 40% e ritorna a quei valori dopo aver effettuato la terza dose. In questo momento credo che ci sia molta preoccupazione un po' da tutti gli stati, come ieri abbiamo sentito anche dal report dell'European Center for Disease Control, dalle parole della responsabile della sanità Kyriakides, su quelle che sono un po' le proiezioni della variante Delta, della variante Omicron, che potrebbe diventare prevalente nei primi mesi del 2022. Mi sembra di capire che lei non condivida tanto la decisione del governo e le chiedo se anche alla luce dei dati che lei ha fotografato nel suo report di questa mattina ritiene che sia necessario qualche cosa di più oltre all'intervento, diciamo così, farmacologico vaccinale per mettere al sicuro non solo il Natale ma i mesi più freddi dell'inverno che verranno. Ma guardi Francesco, ci troviamo in una situazione dove sono venute a convergere alcune congiunzioni, una congiunzione astrale un po' sfavorevole, perché noi abbiamo la stagione invernale dove il virus circola di più, abbiamo più di 6 milioni di persone non vaccinate, abbiamo avuto un netto ritardo nella copertura con le terze dosi e le imminenti festività natalizie, vuoi o non vuoi, aumenteranno contatti sociali e soprattutto, come vi dicevo, c'è questa progressiva diffusione della variante Omicron che comunque in Italia sicuramente sottostimata perché stiamo facendo poco sequenziamento. Le cose da fare di fatto sono sempre quelle, cioè nel senso che noi dobbiamo aumentare il ritmo delle vaccinazioni, la somministrazione delle terze dosi e come ieri le CDC ha detto i vaccini da soli non bastano, certo. E quindi diciamo potenziare tutte le misure non farmacologiche, mascherine, distanziamento, evitare assembramenti, igiene delle mani, ventilazione degli ambienti chiusi, certo. Smart working, e poi è chiaro che dopo questo arrivano le restrizioni, cioè non ci sono, diciamo, molti elementi, voglio dire, ulteriori da aggiungere. Bisogna fare tutto questo, però. Allora, Alberto Contri, lei che professa il dubbio e le precauzioni anche rispetto alle misure prese dal governo in fatto di lotta alla pandemia, io però le vorrei proporre alcuni dati che mi sembrano di un'evidenza lampante. Il primo è la cartina del Centro di Prevenzione delle Malattie europeo, in cui l'Italia, se è malata, è molto meno malata rispetto agli altri paesi. E poi rispetto a un anno fa c'è stato un tracollo, fortunatamente, dei decessi. Ne avevamo 4.420 nella seconda settimana di dicembre nel 2020, oggi ne abbiamo 6.636. La vera differenza sono stati i vaccini, la vera differenza sono stati i certificati sanitari. Ma indubbiamente io mi aggancio a quello che ha detto il dottor Cartabellotta. Qui poi quando si fanno questi numeri non si possono dare numeri totali, bisogna vederli fascia per fascia. Questa più che una pandemia è una sindemia che riguarda i morti sono stati il 97,7% oltre 80 anni e il dottor Cartabellotta lo sa benissimo, ma comunque nessuno è contro il vaccino, però per proseguire il discorso che ha fatto esattamente lui, noi oggi ci troviamo davanti a un paradosso. Io riferisco i dati del professor Bellavite che fa parte della commissione che è stata creata indipendente, soprattutto formata tutte da persone senza conflitti di interesse. Questo è molto interessante. Allora, il professor Bellavite sostiene che il vaccino è potenzialmente utile al singolo per fargli correre meno rischi, l'ha detto anche il dottor Cartabellotta, per il 75%. Quindi noi abbiamo un 25% di persone dove purtroppo il vaccino è poco efficace, a parte la durata che sappiamo essere 3-4 mesi, adesso la Pfizer dice addirittura 3 mesi. Cosa vuol dire? Che su un milione di persone, 250.000 si comportano come se non fossero vaccinate. La cosa grave che rende veramente inutile il Green Pass è che
le persone che hanno il Green Pass si comportano purtroppo, ma l'ha detto Cartabellotta, condivido, come se fossero totalmente immuni, quindi niente mascherine, baci abbracci, eccetera, eccetera. Allora, questa è una... È una delle spiegazioni. La fermo un momento. Mi lasci finire. La sto dialogando con lei. La invito a non generalizzare. No. È vero, ci sarà qualcuno che in maniera spregiudicata da vaccinato si comporta come se nulla fosse. Sto finendo un pensiero. Ma questo è purtroppo chi ha il Green Pass crede ormai di essere immune, ma non è vero. E quindi si comporta come se nulla fosse. Allora, questo probabilmente. Però questo pone una pietra tombale sulla questione giuridica, perché se il Green Pass è per difendere la collettività ha un senso, siccome difende il singolo ma non la collettività non ha nessun senso di esistere. È chiaro questo punto. Questo è un punto di vista interessante. Lei ricorderà la favola delle api di Mandeville: l'egoismo dei singoli porta poi al benessere generale, perché se ciascuno porta il suo bene, ma senza tirare fuori la filosofia, il diritto e la medicina. Io le domando: l'alternativa al Green Pass qual è? Che ritorniamo all'anno passato, anno passato con 4.400 due morti c'eravamo, ma lei dà per scontato che il Green Pass sia una difesa, non lo è. Il Green Pass non è assolutamente una difesa. E io seguo, allora c'è la scuola di Oxford che dice bisogna vaccinare gli anziani, bisogna vaccinare i deboli e addirittura sostengono bisogna lasciar circolare il virus tra i bambini che si ammalano poco e guariscono, guariscono e mantengono l'immunità naturale che è molto più forte. Lasciatemi dire una cosa sola che proprio sui numeri che piacciono a Dorca Tabellotta. Sapete quanti morti ci sono all'anno per tutte le patologie tra i bambini? 2.500 all'anno, va bene? Allora, quanti morti sono stati appurati con o per Covid, avevano già altre patologie? 20 o 9 o 20, non si sa bene. Vuol dire un 125esimo. Allora, noi andiamo a fare una vaccinazione di cui non siamo sicuri per niente. Questo è il dato di ieri negli Stati Uniti, due bambini morti e 2.500 casi avversi, che è un dato di ieri. E poi vorrei farvi vedere un ultimo dato. Questo dice della poca serietà. Noi abbiamo praticamente nel recovery plan, abbiamo tutti questi soldi per tutte queste attività e per la sanità abbiamo 9 miliardi. Il suo punto di vista è chiaro. Tra poco arriviamo alla discussione politica con Sorgi e Cerno, però prima devo tornare a Cartabellotta. Francesco, però proviamo un attimo. Aspetti un momento, proviamo un attimo a sezionare le questioni che ha sollevato Contri. Da una parte dice il Green Pass non serve come strumento di salute pubblica, dall'altro dice attenzione perché stiamo vaccinando una fascia di popolazione, quella pediatrica, dove le reazioni gravi alla patologia sono così basse da non meritare un trattamento sanitario come quello vaccinale. Quindi sono due questioni separate che Cartabellotta analiticamente ci affronta. No, io la cosa che volevo soprattutto correggere è che per la sanità nel PNRR i miliardi sono 16,73, non sono 9, voglio dire, quindi 7 o 9, voglio dire, quindi questo è un primato. E che ci sono altri soldi per il socio sanitario sia nella missione 5, inclusione e coesione, sia nella parte della ricerca, sia nella parte della digitalizzazione. Quindi non facciamo disinformazione anche su aspetti che non sono sanitari. No, era un dato del TG5, Vada a studiare il PNRR come l'ho fatto io, quindi non faccio disinformazione. Anche perché un conto è PNRR, un conto è fondo complementare. Però non penso che sia una questione di computo dei miliardi. Però se la sua trasmissione e mi devo confrontare con persone che anche su argomenti che non conoscono portano numeri sbagliati, dico permettetemi che io i numeri li devo correggere. Quindi i soldi per la sanità nella missione 6 sono 16 miliardi. Allora si rivolga al TG5. Allora siamo in un'altra rete, non credo che le fonti giornalistiche debbano essere considerate
primarie, non vale per il nostro mestiere, a maggior ragione di chi decide di fare una informazione come la sua portando avanti un pensiero critico. Allora, io posso dire che il dottor Cartabellotta... Posso chiedere di lasciare la parola agli altri interlocutori, come gli altri cortesemente hanno fatto con lei, con il professor Contri? Grazie. Cartabellotta. Ma guarda, il problema della circolazione virale nel nostro paese, un po' in tutti i paesi per quello che riguarda la pandemia, è che più il virus circola, più le persone vanno in ospedale. Noi oggi abbiamo in Italia quasi 300.000 casi positivi, non abbiamo coperto ovviamente tutta la popolazione pediatrica che cominceremo a vaccinare da poco, e abbiamo circa il 3% delle persone che vengono ospedalizzate e il 3 per 1000 che vanno in terapia intensiva. Questa percentuale è sostanzialmente stabile, si sta riducendo un poco nelle ultime settimane grazie all'incremento delle terze dosi, però il principio base che gestisce un po' tutti i numeri e le dinamiche di questa pandemia è che all'aumentare dei casi positivi aumentano le persone ospedalizzate, e questo non riguarda soltanto le persone di fasce d'età avanzate, che poi ovviamente hanno degli esiti infausti quale la morte più degli altri, però il problema reale è che oggi in terapia intensiva ci vanno anche persone che hanno 30 anni, hanno 35 anni e che non sono vaccinate. Quindi sul fatto che noi dobbiamo aumentare la copertura vaccinale della popolazione, che dobbiamo accelerare le terze dosi e che dobbiamo vaccinare la fascia pediatrica, perché quella è una fascia che è vero che muore poco, però ha due conseguenze gravi: la malattia multiorgano, che di fatto è molto grave, e soprattutto il long covid, che genera dei disturbi importanti lungo la durata della vita del bambino, e tra l'altro non sappiamo nemmeno quanto dura. Quindi questi sono dati che sono ormai confermati dalla letteratura scientifica internazionale. Poi è chiaro che ciascuno di noi può avere delle idee su quali possono essere gli impatti anche a livello normativo e giuridico. Ecco, io per esempio le dico, e su questo sono d'accordo con chi ci sta ascoltando, con chi mi sta ascoltando, col mio interlocutore, che io una delle prime cose che farei è allineare la durata del Green Pass a quella che è la durata, diciamo, della copertura vaccinale. Non vogliamo fare 5 certo. mesi ma 6 mesi, però 9 allora, mesi sono tanti. Devo fermare perché Locatelli, portavoce del CTS, poco fa ha detto: abbiamo già modificato la durata, andiamo avanti su questa linea. Vi devo fermare, Contri, abbia pazienza, perché a Coldiretti è arrivato Matteo Salvini, lo ascoltiamo un momento. Stiamo lavorando con l'avvocato, i nostri parlamentari, per poter portare al Presidente della Repubblica, spero entro Natale, una richiesta di grazia per un lavoratore e una famiglia che hanno pagato, stanno pagando, e che spero possano tornare a essere membri liberi di questa società, perché ripeto a me stesso che avere il rapinatore libero e colui che si è difeso in carcere non è normale. Posso darti una notizia? Che oggi il tartufo è diventato patrimonio dell'UNESCO. Ettore Brandini, presidente della Coldiretti, che strappa di fatto Matteo Salvini dall'assedio delle telecamere. Tra poco Ludovica Cirielli ci aggiorna su quanto ha detto il leader della Lega. Marcello Sorgi, io vorrei ritornare con te sulle parole di Draghi, su quella presa di posizione che ha agitato un po' non solo la comunità internazionale ma anche l'opinione pubblica. Dice: ma se chiedi il tampone anche ai vaccinati? Ma innanzitutto io penso che quello che ha fatto Draghi nel giro di una settimana lo faranno tutti i paesi europei, e questo Draghi lo sa benissimo, perché ragiona che se uno interpreta l'Europa come se fosse una liturgia di quelle che non si possono correggere neanche di un millimetro, non capisce come funziona l'Europa. Non è che... Lui l'aveva già detto, per la verità, in una conferenza stampa qualche mese fa, a una domanda di un collega giornalista. Lui aveva detto: ma io in Europa cerco di andare d'accordo, ma poi se non andiamo d'accordo e io capisco che l'interesse del mio paese è diverso, pratico l'interesse del mio paese. In questo caso quello ha visto, che Draghi ha visto, che in Italia le cose vanno meglio. La velocità della variante però è uguale a quella di tutti gli altri paesi, quindi se lui vuole conservare, come dire, il vantaggio competitivo, deve stringere, e ha stretto, certo, ha stretto con i tamponi. Dopodiché la Grecia e il Portogallo hanno fatto lo stesso, e presto lo farà la Francia. L'Inghilterra l'ha già fatto da settimane, ma l'Inghilterra non è più certo. Europa. Io sono stato a Londra la settimana scorsa, non ti posso dire cos'è andare a Londra e ripartire da Londra. Bisogna purtroppo sottoporsi a una procedura molto complicata, ma fatta nell'interesse
di limitare gli effetti della variante Omicron. Chi legge in quella decisione di Draghi, concertata con il Ministro della Salute, un atto che guarda già a la sua possibile corsa al Quirinale? Diciamo che la settimana è iniziata con le valutazioni sull'esame del sangue, sulla patrioticità dei leader. Ma guarda, io quando ragiono su Draghi ragiono esattamente sulle sue parole, non è che, cioè, pensare che Draghi decide di introdurre il tampone perché questo gli può servire, la realtà come sappiamo è ben diversa. Non c'è uno dei partiti più grandi, dei cinque partiti determinanti in Parlamento, tolta la Meloni, gli altri quattro hanno detto che Draghi è meglio che resti a Palazzo Chigi. Ieri sera su questa stessa rete c'era un'intervista di Salvini, certo, a Giletti, e anche Salvini, che era considerato incerto su questa cosa, l'ha detto, certo, chiaramente: è meglio che sia a Palazzo Chigi, cioè è meglio che non vada al Quirinale, si può dire in questo senso. Quindi non è che Draghi non le sa queste cose, perché come le sappiamo noi le sa lui, quindi se anche avesse l'ambizione, io non sono sicuro che Draghi abbia l'ambizione di andare a Palazzo Chigi, perché è molto consapevole del compito che gli è stato affidato. Il compito che gli è stato affidato è un compito importante, delicato e ancora, certo, in buona parte da svolgere. Quindi io non sono affatto sicuro. Certo sono sicuro di una cosa: che non gli piacerà essere considerato un trombato del Quirinale. Certo. E tutto quello che si sta costruendo politicamente e purtroppo mediaticamente è di mettergli una bella casacca da trombato del Quirinale. Certo. Questa cosa non gli piacerà. Questo lo immaginiamo facilmente. Tommaso Cerno, come la vede? Vedo intanto sul tema Green Pass e tampone. Io chiedo anche in questo caso alla politica di cominciare a ritornare nella realtà e anche un po' essere meno ipocrita, no? Io i dati li leggo come tutti, però mi guardo la mia esperienza personale. Io ho avuto il Covid, ho fatto i vaccini, ho avuto altre patologie, insomma sono uno che le ha provate un pochino tutte queste situazioni. Ed è evidente in Parlamento che il Green Pass aveva come principale natura il fatto di stringere attorno al Paese la necessità di comportarsi in maniera seria e rispettosa dei dettami sanitari. Quindi era un modo per far vaccinare più persone. È chiaro che se alla vigilia dell'ennesimo Natale, dove era stato promesso, diciamo, una normalità, si arriva a reintrodurre il tampone, cioè si ritorna alle regole di viaggio delle zone rosse prima dei vaccini, io ho viaggiato all'estero durante le zone rosse prima dei vaccini, e si faceva il tampone prima di arrivare, o nei paesi più evoluti te lo facevano fare gratuitamente quando arrivavi. Significa che lentamente al paese questo stesso meccanismo che ha spinto a fidarsi del tutto piano piano comincerà a incrinarsi. Quindi, certo, se la politica non comincia a dire la verità, e cioè che una situazione così complessa, senza un farmaco efficace, il vaccino è fondamentale ma non è sufficiente e il paese ha anche bisogno di sapere quanto vivere, noi ci troveremo che con questo tampone l'Italia crollerà di nuovo sotto le vacanze. Per il secondo anno consecutivo ci veniva promesso, prima con il lockdown l'anno scorso del ministro Speranza, poi con il Super Green Pass, quella normalità che Draghi invoca, che invece è una anomalia continuativa, perenne, che comincerà a mobilitare non chi è contrario al vaccino, ma chi è contrario alle balle. Quindi, chiaro, un po' di sincerità, scusate, e un po' di meno ipocrisia in questo paese. Ci siamo comportati bene, ma, certo, non abbiamo risolto la situazione. È vero che, e siamo di fronte, senatore, all'ennesimo Natale. Il quadro però è sempre più nella mutazione, perché un mese fa avevamo la sensazione di essere vincitori su questa pandemia. Arrivano le varianti, i contagi vanno fuori controllo in tanti paesi. Sai perché ce l'avevamo? Sai perché ce l'avevamo? Scusate, io l'ho detto due mesi fa, proprio alla via che tira. Perché a un certo punto... l'unica ragione per cui si difendeva il vaccino e il Green Pass era l'Italia, certo, sta meglio di tutti. E io ho detto due mesi fa, stiamo attenti, perché se poi non stiamo più meglio di tutti, che cosa ci inventiamo? Certo. Allora, è impensabile che un sì e un no possano risolvere una situazione, chiaro, complessa e inedita nella storia dell'umanità. Allora, noi dobbiamo correre in pubblicità, visto che Contri deve correre a prendere un treno, confido nella sua fretta per un'ultima battuta sintetica.
No, ma volevo lasciarvi solo con un messaggio. Il long covid, dice il professor Belavite, è un'invenzione. Quando vi farete vedere dei lavori scientifici veri che parlano del long covid, perché io speravo francamente Conti che ci desse qualcosa che riguardasse il Green Pass contro lui si batte. Abbiamo raccontato testimonianze di persone, le conosco anche personalmente, di persone che hanno combattuto anche con gravi disagi psichici e di spossatezza prolungata. Questo purtroppo non glielo posso fare passare, Conti. Le auguro un buon viaggio. Ci vediamo presto, noi però andiamo in pubblicità, grazie. Mambo Italiano. Mambo Italiano. Gli ultimi presidenti, Ciampi, Napolitano e Mattarella, sono stati eletti tutti con il Partito Democratico maggioranza relativa. Questa volta non può che essere un kingmaker collettivo a individuare percorso, nomi e a guidare poi all'elezione del presidente. Non c'è mai stato nessun leader capo politico, sono stati presidenti della Repubblica figure più istituzionali piuttosto che capi politici. La figura del presidente della Repubblica disegnata dai costituenti richiede appunto una personalità di spiccato senso delle istituzioni. Allora, adesso Sorgi e Cerno mi spiegano cosa significa questo kingmaker collettivo, visto che mi pare che ci sia un fiorire come funghi di kingmaker in questa partita al Quirinale. Prima però torniamo a Palazzo Rospigliosi, perché anche Salvini è tornato a parlare di Colle, ci riferisce tutto Ludovica Ciriello. Sì, Francesco, da un lato sembrerebbe d'accordo con queste parole di Letta nel senso del kingmaker collettivo. Perché? Perché Salvini ha detto ho contattato già i miei colleghi leader di altri partiti per dirci di lavorare insieme subito dopo la manovra. Questo che vuol dire che subito dopo la manovra li ricontatterò e li inviterò a sederci tutti intorno ad un tavolo per non andare incontro ad un gennaio caotico sotto il fronte appunto del Quirinale. Dall'altro lato però non è d'accordo sulla questione del capo politico che non può essere anche capo dello Stato. In che senso? Nel senso che la domanda precisa, Berlusconi per lei è ancora un nome in campo? La risposta è stata certamente sì, è assolutamente un nome in campo per noi. Allora, Tommaso Cerno, Silvio Berlusconi potrà anche godere di un ampio fronte del centrodestra unito, però da solo non può arrivare al Colle. Dopo 20 anni di anti-berlusconismo è immaginabile una premiazione per l'uomo che ha segnato gli ultimi 20 anni della nostra storia politica? Beh, il fatto che Berlusconi oggi sia al centro di questo dibattito è comunque il segno che io stavo dalla parte opposta, ho fatto il direttore dell'Espresso, figuriamoci il condirettore della Repubblica, quindi. Però è il fatto che la vittoria non c'è stata da nessuna delle due parti. Berlusconi è un fattore politico di questo governo ed è un uomo che avendo in qualche modo messo sempre la faccia è sopravvissuto anche a ciò che di più grave gli è stato imputato ed oggi è legittimamente candidato a una carica per cui legittimamente il paese, anche certo, chi lo vede con più simpatia, sì, storce il naso perché poi alla fine dice sì, però poi non lo potrà fare. Cioè è un candidato forte perché il paese è ancora convinto che non ce la possa fare. La sfida di Berlusconi è dimostrare che invece ce la può fare. Certo. E questo sarebbe l'ennesimo inedito, l'ennesima novità che Berlusconi introduce sul campo politico. La campagna elettorale aperta per il Quirinale, che lo vedrebbe, come dire, candidato da sfidare, e quindi il tema sarebbe se c'è Berlusconi chi gli mettiamo contro, certo, altro inedito. E l'ipotesi che questo Parlamento alla fine scelga il politico in quanto chiaro, tale, con una rottura degli schemi politici tradizionali che chiaro, porterebbe evidentemente a un crash totale anche di quella che oggi vediamo come i fronti contrapposti. La candidatura di Berlusconi non è in aperta contraddizione con quest'idea del kingmaker collettivo, del tavolo, mettiamoci tutti insieme. Ma intanto sono perfettamente d'accordo con certamente. Cioè Berlusconi serve, perché se esce
avremo Berlusconi Presidente della Repubblica, una novità assoluta, non so che cosa succederà, ma comunque vabbè. Se non esce, serve ad affermare che il prossimo Presidente della Repubblica deve essere di centrodestra. Questa cosa qui non è pacifica, anche okay. se in passato ci sono stati Presidenti della Repubblica di qualsiasi cultura politica, fede politica, e ai tempi della Democrazia Cristiana ci sono stati dei presidenti molto conservatori. Segni e Leone erano presidenti certo. conservatori. Quindi oggi si guarda a questa cosa che il centrodestra possa avere il presidente come una cosa. Ma com'è perché possibile? È curioso che questa cosa potrebbe essere fatta sulla pelle di Berlusconi anziché. Possa essere fatta sulla pelle di Berlusconi se lui non riesce a farsi certo. eleggere. Il kingmaker è collettivo. Il kingmaker in questo momento è Salvini. È partito e non riescono a fermarlo. Vedremo. Allora, grazie a Cerno. A Sorgi, grazie a Nino Cardabellotta. Fermiamoci, un brevissimo stacco pubblicitario. Ritorniamo tra pochissimo, restate con noi. Mambo Italiano, Mambo Italiano. Eccoci di nuovo insieme, un minuto dopo mezzogiorno. Mi collego subito con il TG di La 7. Caterina Bizzarri, bentrovata, buongiorno. Buongiorno Francesco. Dunque, oggi si riunisce il Consiglio europeo nel quale tra l'altro si discuterà della stretta che è stata presa dal governo italiano sul fronte degli arrivi dall'estero, una decisione però che è stata presa anche da altri paesi europei come Portogallo e Grecia. L'Europa cerca una linea comune, insomma vedremo cosa succederà. Oggi poi in tutta Italia partono le vaccinazioni per i bambini, partiranno anche forse da marzo anche per i più piccoli, dai 0 ai 5 anni. E intanto di fronte ad un aumento dei contagi e anche del numero dei morti si valutano ipotesi come l'utilizzo della mascherina all'aperto e tamponi per accedere ai grandi eventi. Poi stiamo seguendo lo sciopero generale di 8 ore che è stato proclamato da CGIL e UIL contro la legge di bilancio, uno sciopero per cambiare il paese, ha detto dal palco di Roma Landini. Qui in piazza c'è il paese reale. Queste sono le parole di Bombardieri. I servizi essenziali comunque sono garantiti. Poi sul fronte degli esteri seguiremo cosa sta succedendo in Libia. C'è tensione perché i miliziani hanno circondato il palazzo del governo. E poi questa mattina c'è stato l'incontro di Mattarella con il Papa. Vedremo tutto questo nel nostro telegiornale alle 13.30. Vi aspettiamo. Grazie Caterina, a più tardi. Grazie agli ospiti che nel frattempo mi hanno raggiunto. Maria Teresa Meli, firma buongiorno. Politica del Corriere della Sera. Saluto e ringrazio il vice direttore della Verità, Francesco Borgonovo. Saluto e ringrazio di cuore Stefania Salmaso, epidemiologa dell'Associazione Italiana di Epidemiologia. Ci aiuteranno buongiorno. A districare i bandoli di una matassa che, come vi abbiamo detto fin dall'inizio, è molto intrecciata in questa giornata che precede la settimana del Natale. Tante le vicende in corso, a partire dallo sciopero generale, CGIL e UIL in piazza. Per noi, Andrea Milluzzi, raccontaci un po', sei entrato finalmente nella piazza con gli operai della Caterpillar e ovviamente ti sei immerso in una selva di bandiere di tante vertenze diverse. Di aderire allo sciopero. E il primo esatto, pensiero, Francesco, e nel frattempo ha appena cominciato a parlare il segretario della CGIL, Maurizio Landini, che ha parlato di questa piazza, di questo sciopero a cui stanno aderendo almeno nelle fabbriche l'80-90% delle persone, dei lavoratori, come la migliore risposta agli attacchi arrivati in questi giorni a chi ha definito questo sciopero politico e inutile. In questo momento sta facendo un ringraziamento ai lavoratori della sanità. La sanità che è un settore oggi esentato dallo sciopero, ma comunque la piazza la vedi, le bandiere della CGIL, della UIL, due sindacati che hanno detto lo sciopero senza razzismo, hanno totalmente riempito Piazza del Popolo. Appena finito l'intervento il segretario della UIL Bombardieri. Allora io ti direi, ascolta l'intervento di Landini e se è possibile magari proviamo a collegare il segretario confederale del più importante sindacato italiano. Si dice
diceva, uno sciopero politico, questa è l'accusa che viene mossa dai detrattori, ma oggi è una giornata importante per la politica perché tanti leader convergono all'assemblea di Coldiretti. Poco fa ai microfoni della nostra Ludovica Ciriello è arrivata la leader di Giorgia Meloni, che adesso è all'interno, per cui Ludovica, dici un po' che cosa ha detto la leader dei conservatori italiani, Fratelli d'Italia. Ti do una notizia, Francesco. Giorgia Meloni ha detto che inizia ad apprezzare la posizione di Mario Draghi, soprattutto in ragione del discorso che ieri ha tenuto in Parlamento, in cui, diciamo, tra virgolette, sfida l'Europa. Quindi c'è stato un primo apprezzamento di Giorgia Meloni nei confronti del Premier Draghi e ha anche detto forse, visto da qui, da Roma, inizia a capire una serie di dinamiche che invece quando guardava il mondo da un punto di vista europeo, ovvero da Bruxelles, non capiva, cose che noi segnaliamo da tempo, l'importanza appunto di essere patriottici. E questa domanda chiaramente veniva proprio ricollegata alla parola che lei ha utilizzato la scorsa settimana come condizione essenziale patriota. Per il capo dello Stato. È molto interessante patriota. Questa cosa. Maria esatto. Teresa Meli, abbiamo poco tempo, ma ti chiedo subito una valutazione, la stessa che chiederò a Borgonovo. Ha superato l'esame di patriottismo Draghi, che ancora domenica Meloni non si era riservata di riferirgli, insomma. No, penso che sia la Meloni che deve superare un esame. Cioè la Meloni capisce benissimo che se non partecipa alle elezioni del nuovo Presidente della Repubblica, e da qui vengono le sue parole nei confronti di Draghi, non può aspirare a una vera leadership politica, non può aspirare al finché le sia fatta andare a Palazzo Chigi, non può aspirare a nulla, resta fuori dai giochi della politica e quindi è lei che deve superare un esame. Borgonovo. Ma non penso che Giorgia Meloni debba superare degli esami, l'unico esame che deve eventualmente superare è quello del voto degli italiani, cosa che capisco sia poco di moda ultimamente, ma quello è. E poi certo, contare nella partita del Quirinale con i numeri che adesso in Parlamento non è semplice, dopodiché mi pare che la richiesta di avere un patriota al Quirinale sia una cosa che dovrebbe unire tutti, cioè che sia di destra o di sinistra. Il problema è che c'è una parte politica che il patriottismo lo vede come fumo negli occhi. Però stai eludendo la questione, Francesco. La questione è la decisione unilaterale di Draghi di imporre il tampone all'ingresso delle frontiere. È qualcosa che profuma di patriottismo, come ha detto Giorgia Meloni? Ma vagamente sì, nel senso che per una volta capiamo che l'UE si può rispondere, dopodiché profuma anche di contraddizione, perché dopo aver detto per settimane che i tamponi non servivano a niente, che non andavano più bene, che non si potevano fare per stare in sicurezza all'interno dei confini nazionali, adesso li imponiamo a chi viene da fuori. E allora insomma va bene il patriottismo, ma anche un po' far pace col cervello sarebbe una bella cosa. Allora ci arriviamo tra pochissimo e in questo mi aiuterà anche a sciogliere i dubbi e le contraddizioni Stefania Salmaso. Prima però vorrei ripartire da un medico che vive quotidianamente la fatica di stare in quella che forse con un po' troppo retorica abbiamo chiamato la trincea delle terapie intensive. Vero è che dopo 2 anni il lavoro è ancora più faticoso, non solo perché non ci si abitua mai alla malattia più grave, ma soprattutto perché non ci si riesce a capacitare di avere davanti a sé molto spesso dei pazienti che mostrano ostilità, che mostrano astio, che mostrano aggressività. Michele Grio, nonostante la sua giovane età, 44 anni, è primario di rianimazione e anestesia all'ospedale di Rivoli, siamo alle porte del capoluogo torinese, e qualche giorno fa si è lasciato andare a uno sfogo sui social. Dopo la pubblicità, da questo sfogo ripartiamo, a tra poco. Mondo, persona che aveva molta paura del vaccino e quando poi si è ammalata mi ha detto: se mi avessero detto che io avevo un tumore forse la prendevo in modo diverso. Ha
alla fine ha detto: io ho sbagliato, mi dovevo vaccinare. Eccoli al servizio dei malati di Covid e degli operatori sanitari che spesso devono relazionarsi con i pazienti Novax. Sono gli psicologi dell'ospedale Niguarda di Milano. E abbiamo dei pazienti che possono avere un atteggiamento polemico di scarsa fiducia nelle cure basate sulle evidenze scientifiche. Anche i familiari a volte sono difficili proprio da gestire. In queste persone ci sono vissuti di ogni genere, che vanno dalla paura a una grossa sofferenza per l'esperienza che hanno vissuto. Spesso c'è anche della rabbia. Se noi ci mettiamo nella posizione del paziente che arriva qua con una saturazione insufficiente, no? Può scatenare anche un'aggressività, ma legata proprio al fatto che ci manca il respiro. Il nostro compito non è assolutamente quello di giudicare nessun paziente, ma quello di comprendere le motivazioni che sottendono anche questa poca collaborazione. Dimmi la tua verità. I pazienti vengono seguiti sia durante il ricovero ma anche dopo le dimissioni. Compiono un percorso di rilettura un po' della loro esperienza. Si va da chi riconosce alcune scelte che probabilmente non avrebbe fatto. Altre persone mantengono una certa diffidenza di fondo. Senti campane cantare. Anche per il personale sanitario è attivo un programma di sostegno psicologico. Stanchi, spesso scoraggiati, sono loro a curare i malati, il più delle volte senza vaccino. Dimmi la tua verità, ancora lì. Ci è capitato più di una volta che molti pazienti preferissero andare in terapia intensiva piuttosto che farsi fare un vaccino che per loro non sarebbe servito a niente. Però se dimore un padre di famiglia giovane, cinquantenne, per un vaccino di 0,5 ml, veramente, cioè nel 2020 non abbiamo capito niente della vita, mi dispiace, ha voglia di correre noi come pazzi. La verità non è per tutti andare avanti con il cuore che devi. Allora, Michele Grio, benvenuto, primario di anestesia e rianimazione all'ospedale di Rivoli, alle porte di Torino. L'abbiamo presentata a partire da uno sfogo che ha avuto sui social network, però prima di arrivare alle sue parole le faccio una domanda. In questo momento, nel suo reparto, chi sono i pazienti Covid che debbono subire il trattamento dell'ossigeno, dell'intubazione? Buongiorno, grazie per l'invito. I miei pazienti allo stato attuale sono 5 pazienti Covid positivi, tutti non vaccinati, ma entro la prossima ora sappiamo che arriveremo a 7 purtroppo. Sono tutti pazienti intubati che hanno bisogno di cure pesanti, invasive, che tra l'altro hanno sempre dei dubbi sul percorso in rianimazione, ma poi quando ci arrivano sulla soglia alla nostra proposta chiedono di essere intubati. Allora, lei in quello sfogo sui social chiude così: ringraziate che abbiamo fatto un giuramento e che abbiamo una coscienza, e non dimenticate però che siamo stanchi e soprattutto stufi. Che cosa l'ha spinta a questo sfogo? Ma guardi, io non ce l'ho con nessuno, ce l'ho con tutti. Io sono convinto che la situazione attuale abbia tanti padri, consapevoli, meno consapevoli, colpevoli, meno colpevoli. Purtroppo allo stato attuale, esattamente come durante la prima ondata, una cura per il Covid non c'è. Quello che possiamo fare è prevenire l'infezione da coronavirus e tentare di mantenere in vita tutti quei pazienti che sviluppano un quadro grave di insufficienza respiratoria. Abbiamo tanti mezzi per prevenirlo, vedo però che tra l'abitudine e i dubbi ingiustificati questi mezzi non vengono più usati, ecco. L'ultimo di questi mezzi è il vaccino, come sapete, che crea più dubbi che certezze nelle persone in cui in realtà dovrebbe diciamo generare rassicurazione. Arrivo tra poco al vaccino, perché so che lei si occupa anche di vaccinazione, è responsabile delle reazioni allergiche del lab vaccinale dell'ospedale, però restiamo ancora un momento nella sua corsia. Lei è stato testimone, o se non lei, i suoi colleghi, i suoi sottoposti a comportamenti di insubordinazione da parte dei malati gravi Novax?
Ma io non ho sottoposti, ho colleghi e collaboratori, fortunatamente. Sì, ogni paziente non vaccinato che è sulla porta della rianimazione, generalmente la frase che riassume tutto è: non mi mettete il tubo perché mi rovinate i polmoni. Poi però si convincono, perché effettivamente la fatica respiratoria è talmente grande, talmente faticosa, che non sono in grado di sopportarla, giustamente. Ma soprattutto al risveglio questi pazienti sono ancora in grado di insultarci e dirci: mi avete messo in rianimazione, mi avete intubato, mi avete fatto la tracheostomia, l'avete fatto perché siete parte di un complotto, servi di Big Pharma. E francamente, certo, vedendo i miei collaboratori che escono dalla rianimazione in lacrime, io queste accuse non sono in grado di sopportarle e di accettarle. Consideri anche che accanto a questi ci sono i parenti. Una volta intubati i pazienti, ci sono parenti che ci chiamano minacciandoci di venire con i carabinieri perché abbiamo intubato questi pazienti. Questo non è assolutamente più accettabile, soprattutto alla soglia, anzi nel pieno della quarta ondata, perché certo, non è possibile. E questo, professore, avviene anche nel lab vaccinale dell'ospedale? Cioè ci sono dei vaccinandi che si vaccinano, forse costretti dalle nuove normative del Super Green Pass, che si presentano davanti al vaccinatore e danno un atteggiamento di sfida, se non addirittura di oltraggio? Assolutamente sì. Io stesso, tra una riunione e l'altra, tra il mio lavoro e altro, perché io faccio l'anestesista rianimatore, vado giù al centro vaccinale a vaccinare, e mi capita spesso di confrontarmi con pazienti dubbiosi. Spesso vengono con atteggiamento di sfida, ma in realtà non sempre. La maggior parte delle persone che non si sono vaccinate, che non chiamerei universalmente Novax, ha paura perché non capisce, non riesce a incanalare tutta una serie di informazioni con cui vengono quotidianamente bombardati. Ci metto proprio poco a spiegargli la situazione, anche perché in realtà io normalmente racconto la mia di esperienza con il vaccino, spiegando anche che se avessi avuto vagamente dei dubbi, io stesso non avrei fatto tre dosi di vaccino. Professore, voi siete stati celebrati all'inizio di questa pandemia, gli angeli in camice bianco, gli eroi nazionali. Oggi vi trovate ad essere umiliati e offesi. Nel servizio della nostra Valentina Trifiletti si raccontava di questi servizi di supporto psicologico non solo ai pazienti renitenti al vaccino, ma anche per il personale sanitario. C'è qualche suo collega, qualche suo collaboratore che dà segnali di un'insofferenza, che è sul punto di dire: non ce la faccio più, mollo? Guardi, tutti i miei colleghi, e parlo di tutti gli operatori sanitari dell'azienda in cui lavoro, l'ASL Torino 3, sono enormemente professionali, quindi accanto al comprensibile sentimento di scoramento che ormai pervade le nostre attività quotidiane, è sempre lì con il coltello in mezzo ai denti e sicuramente non cala la guardia. Aggiungo però, oltre alle offese arrivano anche le minacce, nel senso abbiamo tante persone che, nascondendosi anche dietro identità più o meno vere, ci fa raggiungere da minacce più o meno pesanti, che francamente ci lasciano, certo, assolutamente insensibili. Allora, da parte nostra il massimo della solidarietà e l'invito a non mollare, a lei e ai suoi colleghi. Grazie Michele Grigola, lasciamo al suo lavoro così impegnativo in corsia. Stefania Salmaso, vorrei coinvolgerla in questo, perché non solo è una scienziata di lunghissima esperienza, ma è diventata anche uno dei volti che nel corso di questa pandemia ha aiutato a diffondere chiarezza, dare spiegazioni. Come si spiega che all'alba della quarta ondata, come diceva il professor Grio, ancora ci troviamo davanti a questo clima che, se vogliamo, è peggiora più si va avanti con il tempo? Ma di fatto ci sono moltissime spiegazioni, e intanto anche io porgo la mia simpatia e solidarietà ai medici che lavorano, anche perché si trovano di fronte a situazioni
alla quale forse nel loro corso di studi non sono stati preparati. E quindi le reazioni sono assolutamente personali e le capacità di trovare delle soluzioni nella propria capacità di reazione si basa soprattutto sul loro carattere. E questo quindi mette a dura prova, secondo me, la loro professionalità, che comunque mi sembra che sia assolutamente salda e non stia venendo meno. In questo momento si stanno intrecciando diversi fattori. Da una parte, forse la comunicazione, anche quella istituzionale, non è stata sufficientemente articolata per fugare molti dubbi, mettere tutti quanti in condizioni di potersi chiarire questi dubbi e soprattutto forse non si è ricorso a tutti gli strumenti che avevamo, ad esempio non so, i medici di famiglia stessi, certo, che sono il primo punto di contatto tra il Servizio Sanitario Nazionale, ancorché siano solo dei medici liberi professionisti convenzionati, però sono certamente quelli che sono a contatto con le persone. C'è poi una lettura invece molto più esterna al mondo della sanità, che è quella dell'essere contro tutto, in qualche modo vedere un po' nemici dappertutto, che su 60 milioni di italiani evidentemente raccoglie anche una qualche adesione. C'è poi da dire che ad esempio anche la lettura che è stata data poco fa della posizione dell'Unione Europea come un antagonista della situazione italiana a me non sembra completamente corretta. Le critiche all'Italia in questo momento credo che siano state soprattutto di tipo procedurale. Esistono delle regole con cui tra gli Stati membri, certo, ci si confronta per prendere delle decisioni. Probabilmente l'Italia le ha scavalcate nell'emergenza, ma è un problema di tipo procedurale. L'Unione Europea non è qualcosa diverso da noi. Anche, certo, noi siamo in Unione Europea, i nostri parlamentari stanno in Unione Europea. Quindi le ragioni dell'Italia possono essere portate in quelle sedi. Allora, la professoressa Salmaso ha dato prova anche di grande onestà intellettuale in questo atteggiamento anche di autocritica per quello che attiene la capacità e la modalità di comunicazione della sanità pubblica e delle istituzioni sanitarie. Francesco Borgonovo, di certo il giornale di cui tu sei importante dirigente si è schierato in quel sano esercizio del dubbio e del pensiero critico, che però spesso è anche arrivato a dei toni di ostilità rispetto alle politiche sanitarie. Non ti senti in questo momento, anche alla luce della testimonianza del professor Grio, di riconoscere che forse esacerbare i toni poi genera comportamenti sicuramente condannabili, come quelli che ci ha raccontato Grio da parte dei suoi pazienti? Ma noi per esempio non abbiamo mai scritto che i non vaccinati vanno espulsi dalla società, non abbiamo scritto che vanno presi a cannonate come Bava Beccaris, non abbiamo scritto che sono degli untori, non abbiamo scritto che provocano la morte delle altre persone e cose di questo genere, no? Come invece è stato detto da Insigni, rappresentanti delle istituzioni e anche del comparto medico in questi mesi nei confronti delle persone che non si vaccinavano esercitando un loro diritto riconosciuto dalla Costituzione e dall'habeas corpus. A me dispiace molto per il dottore, io però penso che farebbe meglio ad arrabbiarsi invece che con i suoi pazienti, con i 40 miliardi di tagli alla sanità fatti dall'epoca, solo dall'epoca tra Monti e l'inizio del Covid, i 10,2 miliardi tagliate alla prevenzione che denunciò la stessa dottoressa Salmaso prendendosela ad esempio con Walter Ricciardi, che attualmente è ancora consulente del ministro Speranza, e forse dovremmo prendercela con quelli che ci hanno detto che bastava una dose di vaccino, perché io capisco l'emotività, però l'emotività non è scienza, no? Visto che tutti noi abbiamo molto a cuore la scienza si fa coi dati. Allora io, guardando i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, pubblicati di recente ma che purtroppo sono un po' vecchi perché risalgono alla fine di novembre, e guardando anche quelli degli ospedali Sentinella, che sono piccolini, sono solo 16, quindi valgono meno, io vedo che c'è un costante
rilevante aumento purtroppo anche dei vaccinati, sia nelle terapie intensive, anche se sono meno, sappiamo, paradosso di Simpson e tutte queste cose, però c'è un costante aumento dei vaccinati. La stessa Fiaso ci dice che nell'ultima settimana c'è stato un aumento del 45% dei pazienti vaccinati, dovuto al fatto che dopo un po', dicono loro, l'efficacia del vaccino scende. Oggi abbiamo paesi che avevano puntato a misure durissime, penso alla Corea del Sud, che ha una percentuale di vaccinati sulla popolazione totale molto più alta della nostra, siamo credo all'81% e 94% del totale della popolazione vaccinabile, che oggi deve rimettere delle restrizioni. E allora, noi abbiamo sentito dire per mesi che il vaccino è il santo graal, la soluzione, e adesso abbiamo l'OMS, l'ECDC e evidentemente anche Mario Draghi che ci dicono il vaccino non basta. Certo. Allora, secondo me abbiamo un grossissimo problema. Non dobbiamo partire dal presupposto, Borgonovo, che il vaccino non è uno scudo che ci protegge Nessuno mai detto che era lo scudo, scusami Borgonovo, ma nessuno l'ha mai detto. Non è vero, perché abbiamo avuto, perdonami. Anche perché non è vero, abbiamo avuto in questa televisione Matteo Bassetti che diceva basta una dose. Vabbè, abbiamo avuto fior di medici adesso che venivano qui, abbiamo avuto insulti costanti a chi rifiutava il vaccino esercitando un suo diritto. Vi prego, io sto cercando di fare un ragionamento con voi molto tranquillo, non ho ostilità verso nessuno, sto semplicemente dicendo riconosciamo che c'è un problema con l'approccio che abbiamo tenuto finora, che forse un pochettino quando l'OMS dice sì, servono altri strumenti, dovremmo pensare magari qualche cura, che ci sono i protocolli, ci sono le cose pubblicate, forse è utile, no? Forse questa tutta l'attenzione che abbiamo concentrato esclusivamente su questo vaccino senza conoscerne bene gli effetti, perché questa è la realtà, nessuno si aspettava, l'ha detto l'altro giorno il consulente ministro della salute, la dottoressa Zampa, su questa rete, non sapevamo che sarebbe stata necessaria la terza dose, capite che c'è un problema, è inutile che continuate a prenderla con i Novax. La storia di questa epidemia è la storia anche di... delle mutazioni, delle politiche per aggredirla, perché il virus cambia. Io ti propongo questi dati, numeri a confronto. Seconda settimana di dicembre, nel 2020 avevamo più o meno lo stesso numero di contagi di quest'anno, però guardiamo quanto è grande la distanza tra le terapie intensive e i decessi. Io penso che questo sia un dato importante. Professoressa, arrivo da lei, voglio coinvolgere Maria Teresa Meli e poi sono da lei, Salmaso. Io lo so, io dico semplicemente che non è stato, che nessuno ha mai detto che era la panacea, e semplicemente c'era bisogno del vaccino, dopodiché poi in corso d'opera si capisce quanto dura il vaccino, che il vaccino dopo 5 mesi ha un'efficacia, cioè è una cosa normale, non è? Cioè ci vaccineremo 4 volte, chi se ne importa? Io sono pronta a vaccinarmi anche 8 volte, non è quello il problema, io non ho di questi problemi, dopodiché rivendico il mio sacrosanto diritto a criticare i Novax, perché mi sono rotta le scatole, ho fatto non solo si possono criticare. Io non sono un'istituzione, sono un libero cittadino, ricevo insulti dai Novax, via mail e dovunque e in continuazione delle cose pesanti e io rivendico il mio diritto di criticare i Novax. Stop. Dopodiché la storia del vaccino, che il vaccino non serve a niente, mi pare che ti sia stato dimostrato come funziona, perché poi se non ci sono le terapie intensive intasate come erano allora, se non ci sono i morti e ci sono adesso, forse questo vaccino non sarà lo scudo di Superman, ma forse qualcosa fa. Se posso chiedere, no? Molto gentilmente, intanto faccio notare, perdonami, che di attacchi ai Novax e critiche ai Novax non ne facciamo altro che da mesi. È un po' più difficile porre delle critiche al governo, poi arriva Mario Monti a dire che bisogna comprimere la democrazia. Ma visto che il vaccino, dici tu, funziona e i dati li abbiamo visti, allora come mai dobbiamo rialzare le misure di sicurezza? Non abbiamo mai detto questo è il livello a cui finirà questa emergenza? Facciamo parlare alla professoressa, allora, che forse ne sa più di me. Domanda legittima, visto che proviene peraltro dal Centro di Prevenzione Europeo, lo chiediamo alla Salmaso, se pure siamo davanti ad un livello di vaccinazione alto, ancorché
La von der Leyen segnala proprio oggi che ci sono 9 stati comunitari che hanno una popolazione vaccinata sotto il 60%, però la, dove il contagio scende, tipo non la bastano le vaccinazioni, occorre fare provvedimenti anche non farmacologici, cioè restrizioni. Professoressa Salmaso. Scusate, l'unico motivo per cui io partecipo a questa trasmissione è solo per cercare di fare chiarezza, quindi non vorrei che le persone che ci ascoltano escano con le idee ancora più confuse. Che il vaccino funzioni, questo è indubbio e non è un problema. Non è stato un problema nemmeno la decisione che abbiamo preso anche noi in Italia, perché tutto sommato è quella che stanno prendendo tutti quanti al mondo. Quello che è sempre stato detto, ma sempre, è che il vaccino da solo non basta. L'abbiamo detto fin dall'inizio, quando in Gran Bretagna hanno promulgato il 19 di luglio il Freedom Day, dove hanno detto niente più mascherine, niente di niente, e non ci sono più problemi all'incontrarsi. E infatti sono ricascati in una serie di aumenti di infezioni molto elevato. Però lo più o meno tanti morti sulla popolazione di toccare le infezioni. Mi scusi, mi faccio finire, per volta, io l'ho ascoltata. Borgonovo, la prego. Però ti il prego. Problema, l'obiettivo non era quello di fermare la circolazione delle infezioni, perché questo è impossibile, tranne che con i sistemi mascherina, non assembramento, non esporsi al contagio. Il problema è ridurre l'infezione a una malattia in qualche modo gestibile anche dal nostro servizio sanitario, ecco. Quindi abbattere le terapie intensive e i decessi. Qual è questo livello, oggi come oggi le terapie intensive che vanno in crisi sono soprattutto per la grande quota di soggetti che non si sono vaccinati. Quindi in qualche modo la pandemia continua a fare il suo corso tra i soggetti non vaccinati, questo ce lo aspettiamo. Quindi fino a che queste persone o non si prendono l'infezione o non si vaccinano, continueremo a avere lo stesso profilo. Allora, posso fare una domanda seria, un momento soltanto, perché voglio aggiungere se no le persone escono qui più confuse di prima, perché allora mi deve spiegare, uno, qual è questo livello gestibile secondo lei? Perché se oggi eliminassimo i Novax, oggi con le terapie intensive al 10, se togliessimo tutti i Novax e lasciassimo solo i vaccinati in terapia intensiva nei reparti ordinari, secondo i parametri utilizzati finora saremmo ancora in emergenza, perché noi eravamo in emergenza anche quest'estate con le terapie intensive al 3. Assolutamente no, non è vero. Come non no? È vero, mi dispiace. Se lei prende l'ultimo aggiornamento del bollettino dell'Istituto Superiore di Sanità, potrà vedere la quota delle occupazioni in terapia intensiva, quello che è stato pubblicato venerdì scorso, dove ci stanno la proporzione di soggetti tra i vaccinati e tra i non vaccinati che vanno in terapia intensiva. Quindi è evidente che poi all'aumentare mi scusi, però voglio dire, lei non può mettere sullo stesso piano come frequenza relativa i quasi 50 milioni di vaccinati e i circa 6 milioni di non vaccinati, dottoressa. Perché ovviamente allora, in proporzione pesano molto di più. È il numero complessivo, le sto dicendo che con i parametri che abbiamo utilizzato. Ma non può ragionare sui numeri, è la frequenza perché mi ascolti, di due anni. Con i parametri che abbiamo utilizzato fino adesso. Differenti. Fermiamoci un momento. Con i parametri utilizzati fino adesso, col numero di soli vaccinati in terapia intensiva, saremmo comunque in emergenza, perché non abbiamo mai stabilito il livello minimo che lei diceva prima, in cui è gestibile. Noi siamo stati in emergenza con le terapie intensive, Francesco, degli oggi ospedali Sentinella. Abbiamo sentito dal primario intensiva. Delle terapie intensive di Rivoli alle porte di Torino, quindi non un ospedale gigantesco, che tutti i ricoverati in terapia intensiva sono pazienti non vaccinati. Ma ci sono i dati a livello nazionale. A livello nazionale chiedo alla regia di recuperare il cartello 14 della Fondazione Gimbe, poco fa diffusi, sui quali arriveremo a ragionare. Lasciatemi però fare un passo in avanti, perché oggi è la giornata nella quale iniziano anche le vaccinazioni pediatriche in tutta Italia. Abbiamo iniziato da un centro vaccinale di Napoli, allestito in una scuola, e lì adesso ci ritorniamo, perché nel frattempo sono cominciate le iniezioni ai più piccoli. Emilia Missione, raccontaci tutto. Sì, Francesco, le vaccinazioni procedono spedite, quasi una cinquantina di bambini sono stati immunizzati in questa mattinata e ti posso dire che l'aria che si respira è quella di una grande festa. I bambini appunto si vaccinano, ricevono il loro regalo e tutto insomma procede
in maniera appunto spedita alla scuola Vittorino da Feltre, un'iniziativa voluta fortemente dalla dirigente scolastica, che però per essersi fatta promotrice della vaccinazione nella scuola in realtà è finita al centro delle critiche dei Novax. Preside, cos'è accaduto? Allora, buongiorno a tutti. Più che dalle critiche, dagli attacchi senza senso dei cosiddetti Novax. Sì, sono stati dei giorni molto difficili. Io non immaginavo, quando ho accolto la proposta del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, di poter ospitare un hub vaccinale nella mia scuola, non immaginavo assolutamente di essere così duramente attaccata, in maniera così violenta, in maniera, diciamo, veramente inspiegabile. Tanto odio inimmaginabile per me. Non ero veramente abituata, non me lo potevo immaginare tutto questo. Però devo dire che questo genere di attacchi mi ha fatto, se possibile, ancora di più comprendere l'importanza di questa giornata. Ho lavorato, allora, se possibile, ancora più alacremente. Questa affinché è una, oggi è una bella testimonianza di un dirigente scolastico che tiene alla salute dei propri ragazzi, e non solo alla salute, al benessere, perché i ragazzi devono poter continuare ad andare a scuola. Sappiamo bene come in questo momento il contagio coinvolga anche le fasce più piccole. Emilia, dobbiamo andare in pubblicità, però so che tu hai al tuo fianco anche il genitore di una ragazzina che è stata vaccinata proprio poco fa. Sì, Francesco, ti faccio parlare direttamente con Mario, che mi diceva prima lui non ha avuto alcun dubbio nel far vaccinare Sabrina. Sì, sì, stamattina io e mia moglie siamo venuti nella scuola, abbiamo prelevato Sabrina, ma senza minimi dubbi abbiamo deciso di vaccinare Sabrina, così abbiamo concluso l'intero nucleo familiare tutti con il vaccino, e sappiamo tutti che il vaccino è l'unica arma che ne abbiamo. La cosa positiva è che Sabrina oggi ha trovato un ambiente familiare, un ambiente a lei che frequenta tutti i giorni, quindi come impatto è stata una cosa positiva. Allora, signor Mario, un grande abbraccio a Sabrina insomma, grazie. Speriamo che possa affrontare l'anno scolastico lei e i suoi compagni con maggiore serenità, senza l'incubo della didattica a distanza. Però, come diciamo da giorni, la vaccinazione dei bambini crea tanti dubbi. Vedo collegata con noi Palmira Pratillo, è presidente dell'associazione Scuole Aperte proprio della Campania. Lei si è vaccinata, ma ha tanti dubbi rispetto alla possibilità di vaccinare i suoi piccoli. Dopo la pubblicità. Mambo italiano. Mambo italiano. Siamo sicuramente pochi rispetto alle prenotazioni che abbiamo in altre regioni del nord. Credo che pesi anche, come dire, un rapporto nelle famiglie molto più intenso che abbiamo qui al sud con i bambini, diciamola così, in modo più protettivo, molto più, non volevo dire di mammismo, ma è chiaro che c'è un rapporto anche diverso nelle famiglie, ma un poco alla volta credo che le cose prenderanno il verso giusto. Allora, Pamela Pratillo è madre di due bimbi, chiamiamoli così, 8-10 anni. Nei mesi scorsi si è battuta e si è messa a capo della rete Campana delle scuole in presenza per assicurare a tutti i ragazzi la possibilità di frequentare le lezioni in presenza. Ha avuto il Covid, ha avuto una dose di vaccino, eppure esprime forti perplessità all'idea di sottoporre a vaccinazione anche i propri figli. È affetta da mammismo, come dice il presidente della sua regione? Buongiorno a tutti, innanzitutto. No, non sono assolutamente affetta da mammismo, e proprio la storia della mia associazione e del mio gruppo di lotta per far ritornare i bambini in presenza lo dimostra. Noi abbiamo sempre valutato l'opportunità della didattica in presenza in base alla sicurezza delle scuole. I nostri dati raccolti a partire proprio da ottobre 2020 hanno sempre sostenuto che all'interno delle scuole, ad esempio, la circolazione del virus è bassissima. Dati che sono stati poi pubblicati
su riviste scientifiche internazionali, primo tra tutti lo studio Gandini, che ha dimostrato, monitorando il 97% delle scuole italiane nel periodo che va dal settembre 2020 al novembre 2020, che i contagi all'interno delle aule scolastiche erano bassissimi, appena il 2% del totale dei contagi nelle popolazioni. Di conseguenza noi non siamo affette da mammismo, semplicemente diciamo il vaccino per le fasce pediatriche, specie per gli under 12, è davvero necessario per consentire la loro vita didattica. Allora, quindi la adesso le risponderà la professoressa Salmaso, però Palmira io le faccio fare una considerazione. Al di là dei numeri che fotografano invece una crescita dei contagi anche nelle fasce di età scolastica, però è esperienza diffusa, penso che nessuno di noi non conosca almeno un genitore che deve fare i conti periodicamente con i propri figli che sono costretti alla didattica a distanza perché è stato trovato un caso di positività nella propria classe. Non crede che e a quel qui punto c'è un altro problema, perché vaccinare il bambino non vuol dire eliminare la DAD, perché si va in didattica a distanza a fronte di un positivo anche nelle scuole medie e superiori, dove oggi ci sono ragazzi vaccinati per la gran parte, e la Campania ad esempio ha aderito in maniera significativa da questo punto di vista alla vaccinazione degli over 12. Quindi bisogna sgomberare il campo da questo dubbio. Il vaccino va fatto valutando l'opportuno rapporto rischio-beneficio per il bambino in sé, ma non per la vita scolastica e sociale. Di conseguenza, noi come genitori chiediamo una cosa molto semplice. Siamo, diciamo, a favore dei vaccini, siamo a favore della scienza, ma vogliamo un dibattito pacato e completo su questo argomento, specie per gli under 12. Chiaro. Perché la comunità scientifica non è compatta nel consigliare la vaccinazione pediatrica agli under 12, ad esempio. E non soltanto, ad esempio, il professor Baia o la professoressa Gismondi hanno sollevato delle perplessità da questo punto di vista, ma anche numerose società di pediatria straniere, francesi e tedesche, ad esempio, sostengono che non esiste della correlazione del presidente di Stico, l'istituto per la vaccinazione pediatrica in Germania. Però abbiamo una autorità in materia. Attenzione. Professoressa Salmaso, così può replicare ai dubbi pacatamente espressi da Palmira, di questo lo ringraziamo, e così ha anche l'occasione di replicare a Borgonovo rispetto ai numeri sui quali c'era stata prima una divergenza di vedute. Esatto, piccola chiosa, i numeri di cui stavamo parlando, almeno quelli a cui mi riferivo io, sono quelli pubblicati dal bollettino dell'Istituto Superiore di Sanità, pagina 17, dove si vede che ricoverati in terapia intensiva negli ultimi 30 giorni in Italia, 618 sono non vaccinati perché provengono da 7 milioni di non vaccinati, e solamente 188 provengono da persone vaccinate negli ultimi 5 mesi, quindi quelli in cui il vaccino ha il mezzo alla situazione migliore. Chiuso questa parentesi perché sennò non ne usciamo più, però i numeri vanno letti, interpretati con una certa sono quelli che ho detto abilità. Io dalla risposta, allora, dottoressa. Veniamo allora ai dubbi di Palmira, poi vi propongo un grafico che forse rende ancora più chiarezza alla questione. Ai dubbi di Palmira. No, scusa, no, questo non lo accetto, perché sono 373. Con una dose o col booster? Con una dose, due col booster? Continuiamo un attimo su questa storia dei bambini per lei non sa rispondere a un punto, o non vuole? Lei non vuole rispondere a un punto, allora, e io le ho detto... Non è che non voglio rispondere. Non è che non voglio rispondere a un punto, lei deve mettere in relazione il numero di quelli che hanno una vaccinazione efficace degli ultimi 5 mesi, che sono 11 milioni, rispetto agli altri. È stato dimostrato in tutte le salse che oggi come oggi anche l'infezione avviene tre volte di più tra i non vaccinati che tra vaccinati. Bene. E poi allora, avviene nove volte, il ricovero in terapia intensiva è molto più frequente tra i non vaccinati. Comunque su questo possiamo pure discutere in separata sede, adesso non... Allora, io credo che... Però il punto non è questo, il punto è, visto che ci sono 373 persone tra tutti quelli che hanno fatto almeno una dose,
cose che vanno in terapia intensiva con questi almeno numeri, dose, anche se non una dose non vale, Borgonovo, almeno una dose, si sta parlando di ciclo completo, stiamo parlando di 50 allora, milioni di persone 100... allora non facciamo disinformazione, fermiamoci un momento, è il break tassativo. Francesco, conosci oramai, frequenti le televisioni, sai cosa, quali sono le regole della televisione commerciale, vi prego restate ancora con me, dopo il break da qui ripartiamo e ve li facciamo vedere questi numeri, così anche chi ci guarda da casa ha modo di vederli nero su bianco, quei numeri di cui parliamo tra poco. Mondo italiano, mondo italiano. Eccoci di nuovo insieme all'aria che tira, in onda, sono le 13 in punto, è il momento delle previsioni meteo. Paolo Sottocorona, ben ritrovato. Grazie, buongiorno. Anche oggi abbiamo una quasi totale assenza di nuvole al nord, vedete forse quella specie di piccola banda grigia, quelle sono nebbie, alta pressione, tempo stabile, quindi anche nebbie. Al centro-sud un po' di nuvole ci sono, piogge, al momento c'è qualcosa, ma molto poco, vicino la Sicilia, fra la Sicilia e Malta, diciamo, però è poca cosa. Cosa si prevede per la giornata di oggi? Sempre poca cosa, nel senso che queste zone in verde, vi ricordo che sono associate a precipitazioni molto deboli, complessivamente un millimetro alla fine di tutta la giornata, quindi qualche piovigine, ma oltre questo non si va. E questo schema, con il medio versante tirrenico e al nord, non dico totalmente sereno, ma quasi, questo schema si mantiene anche nella giornata di domani, perché troviamo forse ancora meno di queste deboli piovigine, quindi capite, stiamo parlando veramente di molto poco, che prendono ancora parte del sud, le isole maggiori, nord e medio tirreno sereno, e poi arriviamo alla giornata di sabato, con situazione tutto sommato quasi identica, forse soltanto in Calabria ci potrebbe essere qualche pioggia appena appena significativa, se no per il resto, come vedete, tempo continuamente stabile, questo mantiene le nebbie al nord e un tentativo di risalita delle temperature. La foto di oggi, sempre l'arcobaleno che porta speranza, ce lo manda Alessandra da San Luri, siamo nel sud della Sardegna, il cielo è abbastanza tempestoso, però ecco, il ramo di arcobaleno che ci fa pensare bene, allora, sperare bene. Grazie a Paolo Sottocorona, la nostra di speranza è quella di poter fare chiarezza innanzitutto con Palmira Pratillo, che ha espresso dei dubbi sulla vaccinazione dei bimbi e Stefania Salmaso si deve incaricare di dargli delle spiegazioni, però noi abbiamo interrotto la nostra conversazione con un conflitto tra Salmaso e Borgonovo rispetto ai numeri dell'ultimo bollettino. Non è facile leggere tabelle dell'Istituto Superiore di Sanità, ma noi proviamo a farlo. Proviamo a farlo direttamente dal nostro iPad. Come vedete, stiamo parlando di una scarica di numeri. Provate a seguire con me questa lettura. Vedete, ospedalizzazioni e ricoveri in terapia intensiva. In questa prima colonna, 618... anzi guardiamo terapia intensiva e decessi, 618 ricoveri in terapia intensiva e decessi, 620 riguardano coloro che non hanno subito alcun tipo di vaccinazione, 17 e 29 la colonna successiva è di coloro che hanno avuto una vaccinazione incompleta, quindi una prima dose nel caso della vaccinazione doppia Pfizer, Moderna o AstraZeneca. Ancora in questa terza casella 160 ricoveri in terapia intensiva, 186 decessi, stiamo parlando di vaccinati che hanno avuto la vaccinazione entro i 5 mesi. Ancora 188 ricoveri e 604 decessi tra coloro che hanno completato la loro vaccinazione ma oltre i 5 mesi. Infine 8 ricoveri in terapia intensiva, 17 decessi tra coloro che non solo hanno completato
la loro vaccinazione, ma in aggiunta hanno fatto anche la dose di richiamo. Questo vi dovevamo perché è dalla base documentale che adesso si può riaprire il confronto tra la professoressa Salmaso e il vice direttore Borgonovo. Se posso chiarire, quello che manca è l'intestazione della tabella che dà il numero totale, in quanto i più di 600 casi ricoverati negli ultimi 30 giorni, perché quella tabella è riferita solo agli ultimi 30 giorni in terapia intensiva, derivano dai 7 milioni di non vaccinati. Tutti gli altri casi che in terapia intensiva assommano a circa 355 casi di ricovero in terapia intensiva derivano da 40 milioni di italiani. Siccome l'affermazione era se non ci fossero i vaccinati saremmo ancora a un'occupazione delle terapie intensive molto elevata, l'affermazione è che se non ci fosse la colonna dei non vaccinati avremmo negli ultimi 30 giorni allora, 355 ricoveri in terapia intensiva su 40 milioni di italiani. Il ragionamento è molto chiaro. E non sarebbe un dato da emergenza. Stiamo parlando di due insiemi molto differenti. Esatto. Sì. Direttore Borgonovo, poi però voglio arrivare ai dubbi di Palmira, perché Salmaso mi deve aiutare a chiarire i dubbi. Mi avrei anche un altro da aggiungere prima della risposta. Ci arriviamo tra poco, però prima completiamo questa contesa. È esattamente quello che ho premesso, la differenza del campione, è ovvio, non è di quello di cui stiamo parlando, che i non vaccinati abbiano, stando ai dati che non sono quelli dell'ultimo mese ma sono tra il 10, 22 ottobre e 21 novembre, quindi sono vecchi rispetto alla situazione attuale che no, ha visto un'ulteriore cosa di... Mi scusi, mi lasci con... se no non ci capiamo. Io ho detto, proprio perché come ha detto lei, non saremmo in una situazione di emergenza. Il problema è che nessuno ha stabilito qual è la situazione non emergenziale, perché quest'estate con un'occupazione delle terapie intensive molto bassa, eravamo comunque in emergenza e avevamo misure restrittive come il Green Pass, che è vero che lei dice alcuni sono quelli che hanno la vaccinazione da più di 5 mesi, cosa che abbiamo scoperto nel tempo e sulla quale forse bisognava inizialmente mostrare un po' meno sicurezza. Quello che dico io è, con questi qui che hanno fatto la vaccinazione, uno hanno il Green Pass anche con la prima dose e vanno in giro liberamente, ok? Primo. Secondo, anche se sono vaccinati finiscono in terapia intensiva in modo sicuramente minore per tutto quello che abbiamo detto, dopodiché non avendo noi stabilito alcun limite noi continuiamo a essere in emergenza con le terapie intensive all'1, al 2, al 3, al 4 e al 10. Io però mi permetto di fare una cosa e la vorrei chiudere qua perché il dato è fattuale. Anche adesso, mi scusi, non siamo in una situazione emergenziale. Siamo in uno stato di emergenza perché è una cornice giuridica che consente al governo di approntare determinate decisioni in maniera veloce. Dopodiché, Francesco, io ricordo che un anno fa eravamo con dal 6 di novembre con il coprifuoco e ci apprestavamo a fare delle vacanze in zona rossa. Parlare adesso che siamo in emergenza dal momento che abbiamo un paese interamente in zona bianca non mi sembra che chiudendo i confini, stiamo impedendo a milioni di persone di andare a lavorare, di andare nei ristoranti. Non stiamo chiudendo i confini, stiamo semplicemente far fare un tampone e stiamo poi se... evitando il Covid, cioè stiamo chiedendo un tampone che abbiamo detto che non si possono fare perché l'ha detto il consulente ministeriale. Però non stiamo chiudendo ogni volta a spostare il discorso. Prima erano i tot morti, poi quando la professoressa e Francesco hanno spiegato che non era così, adesso ricambi risposti. Allora io credo che una mamma, se tanto non volete ascoltare, abbiamo ascoltato, mi pare, tutta franchezza. Stefania Salmaso. Per la professoressa. Sì, no, la l'unico professoressa. L'unico Stefania Salmaso, la fermo un momento. Sì. Ritorniamo dalla nostra Palmira. Con grande pacatezza, sollevato alcuni dubbi, un'ultima domanda per Salmaso, in modo tale che possa ricevere tutte le risposte. Volevo fare questa domanda che ha molto a che fare con l'opportunità o meno di vaccinare i bambini, perché intendiamoci, noi non abbiamo paura degli effetti del vaccino, noi ci chiediamo se sia opportuno o meno vaccinare in massa queste fasce pediatriche. Le faccio una domanda, stiamo chiedendo come associazioni e comitati di genitori da mesi all'Istituto Superiore della Sanità e a chi si occupa di dati di scorporare questo dato 12, di fascia d'età 12-39 anni. Capirà che se mi equipara un ragazzino di 12 anni in fase di sviluppo ad un adulto di 39 anni, io non riesco a capire se quel dato di terapia intensiva di 24 persone è relativo tutto a persone che sono
oltre i 30 anni o coinvolge anche i ragazzini al di sotto dei 16 anni. Questa è una domanda molto interessante. Stefania Salmaso. È importante saperlo, allora, perché lì bisogna capire se vaccinare o meno serve oppure no. Allora, le posso dare una risposta, spero che sia ragionevole. Intanto l'Associazione Italiana di Epidemiologia sta raccogliendo i dati scorporati per età da delle regioni su base volontaria e li pubblica regolarmente sul sito epidemiologia.it, quindi lei li può vedere. Quello che abbiamo visto è che nella fascia di età 6-10 anni, in queste ultime 4 settimane c'è stato l'incremento di incidenza maggiore. Quindi sta circolando molto di più, abbiamo dei tassi di incidenza di 350 per 100.000 che sono un valore molto elevato. Allora, in effetti c'è un'ambiguità di fondo. Ma non è dovuto ai tamponi, al numero di tamponi elevati che si fanno in ambito scolastico? Perché se tamponiamo solo la scuola a tappeto e il resto della società, non necessariamente. No, è chiaro che non può essere un valore assoluto. Non necessariamente, sappiamo che è un circolo vizioso, si fanno più tamponi dove ci sono più casi, poi ci sono più casi perché si fanno più tamponi. Comunque è un dato di fatto che in questa fascia di età ci sono molti molti casi, sta circolando molto tra i bambini. Adesso c'è ma una gravità di fondo di nella... casi? Qual è la gravità di questi mi fa... casi? Un attimo. Palmira, però la prego, abbiamo ascoltato i suoi dubbi, è giusto che con la stessa attenzione ascoltiamo le risposte. C'è un'ambiguità di fondo nell'obiettivo della campagna vaccinale. Noi tutti ci siamo vaccinati, noi adulti, pensando così di metterci a riparo dai ricoveri in terapia intensiva, dai decessi, dai casi gravi. Sui bambini abbiamo un impatto minore di questo, però e quindi abbiamo un obiettivo di vaccinazione che non è esattamente lo stesso, tant'è vero che se anche si vaccinassero tutti i bambini io credo che ad esempio entrare in zona gialla, in zona rossa non avrebbe nessun impatto la vaccinazione dei bambini, perché quello è tarato solo sui ricoveri in terapia intensiva. C'è però un problema di fondo generale, il problema è che noi siamo alle prese con l'emergenza di un patogeno completamente nuovo, tutta la popolazione è completamente suscettibile, il nostro obiettivo non è eliminare il patogeno perché non lo potremo mai fare. Il nostro obiettivo è indurre nella popolazione uno stato di immunità, di protezione anche parziale, che in qualche modo ci permetta di tornare a una gestione della vita quasi normale. In questo subentrano i bambini, i quali hanno delle infezioni e in molti casi queste infezioni, seppure molto più raramente rispetto agli adulti, hanno degli eventi avversi importanti. È stato detto che ogni 1.000 bambini infettati 6 vengono ricoverati in ospedale e questo non è una cosa comunque buona. Lei deve pensare che nel momento in cui una persona, un bambino, ha un'infezione, nel suo corpo ha miliardi di virus che si replicano, che mettono il loro RNA dentro le cellule e provocano l'infezione anche con effetti più raramente a distanza. Nella vaccinazione noi diamo ai bambini solamente quel pezzetto di RNA che serve a fargli produrre gli anticorpi contro una singola proteina. La sicurezza del vaccino è stata testata prima della registrazione e dopo la registrazione con più di 5 milioni di vaccinazioni fatte negli Stati Uniti, quindi siamo abbastanza fiduciosi. L'alternativa è scegliamo di far prendere il Covid ai bambini perché comunque si infetteranno di sicuro prima o poi, anche con tutte queste varianti, oppure scegliamo di fargli la vaccinazione cercando di indurre una protezione, ancorché non al 100%, nei confronti di questa infezione. Quindi è giusto che la scelta, tra l'altro, sia lasciata ai genitori. Lei giustamente ha detto, è necessario? E allora questa necessità dipende un po' come la si vuole interpretare. Salmaso, secondo me mi faccio io interprete dei dubbi, ma anche di una richiesta di chiarimento. Lei sta dicendo ciascun genitore deve mettere sul piatto della bilancia o la decisione di vaccinare il proprio figlio o di mettere in conto di avere il proprio figlio contagiato dal coronavirus. Esatto. È impossibile sfuggire. Questa infezione non se ne va via adesso e qualsiasi scelta avrà una conseguenza. Quindi anche scegliere di non vaccinare non vuol dire che uno si è messo al riparo da qualsiasi rischio. Certo. Purtroppo Covid sta circolando alla grande e ce lo porteremo appresso nei prossimi certo. anni. E quindi da questo punto di vista la scelta è questa.
Allora, dobbiamo andare in pubblicità. A me Maria Teresa mi è sembrato molto categorica la posizione di Salmaso. O ti vaccini, o vaccini i tuoi figli, o metti in conto che forse prenderanno così si riesce il finalmente COVID. A convincere Voglio i genitori. Chiedere dopo una pubblicità un tuo commento, perché non solo sei una grande giornalista politica, ma sei anche genitore e voglio sentire la tua su questo, dopo la pubblicità. Mondo Italiano. Maria Teresa Meli, voglio chiudere con te questa lunga discussione sulla vaccinazione ai più piccoli. Salmaso diceva, genitori, o decidete di vaccinare i vostri piccoli oppure li esponete a, non un rischio, alla certezza che prima o poi prenderanno il Covid. Tu che hai avuto figli piccoli, come ti comporteresti? Io non avrei dubbi, però secondo me questo bivio di fronte al quale ci si trova è interessante come la posso la professoressa, perché disvela poi la verità. Cioè se un genitore crede nei vaccini, non ha problemi e non ha diffidenze nei vaccini, non ha dubbi, fa il vaccino al figlio. Quando il genitore di fronte a un bivio del genere preferisce far prendere il Covid a suo figlio, significa che in realtà non è una persona che è veramente convinta che il vaccino non sia nocivo e pensa del vaccino quello che pensano alcune persone in Italia, non solo i Novax, perché poi c'è gente che si vaccina ma una diffidenza nei confronti della scienza, nei confronti di un vaccino trovato in tempi relativamente brevi. E dopodiché è ovvio che uno, cioè se no uno normalmente può avere un dubbio, uno può pensare di far prendere il Covid al proprio figlio. Io non ci riuscirei mai. I figli poi sono il bene più prezioso, inestimabile che ciascuno di noi ha. Palmira Partillo, grazie per i dubbi che lei ha espresso. Il nostro augurio è che grazie anche ai dati, alle spiegazioni dati da Stefania Salmaso, qualche dubbio lei se lo sia tolto. Sarà nostro ospite presto ancora, così proveremo a confrontarci di nuovo con lei e capire anche che decisione avrà nel frattempo maturato. Grazie professoressa Salmaso, grazie Maria Teresa Meli. Il nostro tempo è finito, linea al telegiornale, l'aria che tira. Ritorna come sempre domani, vi aspetto alle 11. Mambo!